Bene ragazzi, buongiorno a tutti. Adesso andiamo a commentare la partita di ieri. Pisa-Cittadella, svoltasi all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani, dove ha visto il Pisa, purtroppo, tracollare contro il Cittadella. Quindi la prima sconfitta dell'era d'angelo per noi. Bene, siamo comunque amareggiati per quello che ha detto il risultato, ma io direi un risultato obiettivamente giusto. Cioè, nel senso, nulla andare a trovare, a vedere situazioni, non situazioni, arbitraggi, non arbitraggi. Lasciamo perdere, cioè, nel senso, poi abbiamo visto alla fine ci poteva essere per noi anche rigore, ma così non è stato, perché poi effettivamente non c'è stato nessun tocco di mano. Bene, detto questo, andiamo a vedere la partita. All'inizio, 3-4 minuti, giustamente Pisa, insomma, mi sembrava sceso in campo con le idee giuste, la mentalità giusta, e così non è stato. Il gol che il Cittadella ha realizzato con Mastrantonio al quarto, a fuori area, bel tiro, e quindi niente, siamo andati sotto di una rete a zero. E quindi cos'è successo? È successo che la squadra ha subito il colpo, e quindi niente, sono trovati la squadra impaurita, spaesata, non so cosa sia psicologicamente successo, un centrocampo che non ha più detto niente, e quindi di conseguenza siamo andati sotto pressione. Siamo rimasti alla nostra tre quarti per buoni 20-25 minuti, che se ne dica. Quindi un Agi che non ha dato la spinta giusta, Marin niente, e insomma, e c'è stata così una debacle a livello proprio mentale, secondo me, che non ha fatto sì di riportare il risultato in parità. Quindi niente, poi al 43esimo è arrivata l'altra bordata di Crociata. Dici no, ma il portiere non è il portiere. Una squadra non c'era, definitiva. Quando perdi il controllo, come ho sempre detto, del centrocampo, noi sempre in ritardo, quindi sempre in ritardo sulle palle, non c'è stata partita, ecco, diciamo così. Quindi niente, per un primo tempo che fondamentalmente è finita in questa maniera, cioè è finita male per noi. Nella ripresa, che dire, c'è stata una spinta in più, sicuramente una spinta in più, ma la spinta è stata data dall'uscita di Ionita e l'ingresso di Sibilli, e lì abbiamo visto un qualcosa in più, tant'è vero che poi Maruta nel 60esimo ha insaccato la rete. Siamo sul 2-1, ma non è cambiato. Poi ci sono stati, secondo me, ma forse il mister poteva provare a sostituire prima, al centrocampo, così non è stato, e quindi di conseguenza siamo andati in sofferenza ancora. Siamo andati in sofferenza, gli Ozzi hanno sbagliato diverse occasioni, non c'era Beruatto, non mi è piaciuto, insomma, Esteves poteva fare meglio. Insomma, se andiamo a vedere, insomma, una partita che insomma il Cittadella ha vinto, ma secondo me il Cittadella per noi rimane sempre la bestia nera, per me rimane purtroppo così. Io sono rimasto amareggiato perché fondamentalmente, ma il problema qual è? Il problema è che non c'è la punta. Il problema non si riesce a risolvere questo problema cronico per noi ormai. È un problema cronico, va avanti da 3 anni. Si cerca, si fa, si dice, non si trova la strada maestra di risolvere questo problema. Sì che la società, la nostra, che fondamentalmente io non capisco quale sia il problema di comprare una punta che si chiami punta, che dia spalla anche agli Ozzi, insomma, quando c'è Torre Grossa abbiamo visto, insomma, delle belle cose. Ma il problema è che magari purtroppo Torre Grossa, problema che fondamentalmente
secondo me non riesce a fare due tempi, ma così, e magari si stira parecchie volte, ha dei problemi fisici, quindi dobbiamo per forza avere una spinta in più. Non che Masucci sia di meno, ci mancherebbe, lo sapete voi, io stima massima per Gaetano, ma ci vuole una spinta in più, ci vuole una spinta in più, ma speriamo che la società riesca a colmare sta lacuna che ormai è diventata cronica, né più né meno. Detto questo, insomma, speriamo che i ragazzi, insomma, lasciano lì, diciamo così, il panettone e insomma, e ci si dia una registrata per quanto riguarda Como e Genova. Vediamo queste due partite e poi avremo il Sudtirol in casa. Niente, io non è fondamentalmente la prima sconfitta dell'era d'Angelo, ma ci volevo, cioè, nel senso, era da mettere in conto una sconfitta, non sarà sempre, penso io, credo che non sia neanche l'ultima. Insomma, dobbiamo stare attenti a quello che si fa e quando si scende in campo, ripeto, testa giusta al posto giusto. Questo è quanto. Bene, io non mi dilungo oltre. Niente, vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.